ancorare sui motori in linea col semaforo. No. Andiamo a vedere la prima staccata, chi ci sarà davanti. Vignarolo, Sternieri, Vignarolo, Vignarolo su Sternieri, poi con se stesso Sternieri, la conosce in terza, il pelone che si gira, va a cercare la propria linea con Pellicone che però riesce a stare in pista senza intraversarsi più di tanto. Adesso vediamo davanti la vecchia Volpe, che è Salvatore Vignarolo per i neofiti. Pilota di grandissima esperienza, proveniente dalle Monotipo Limited, poi passato ai kart cross con grande successo. Adesso è sempre tra i grandi protagonisti. Al secondo posto Ivan Sternieri, l'autore della pole di ieri. Ci sta dando giù di brutto Salvatore Vignarolo, 53,9, 54%. Sacco Boschi resta benissimo, poi Cristeroli, poi Pellicone che approfitta di alcune difficoltà sull'esterno, non abbiamo visto esattamente di chi, forse di Giacomotti, no, Giacomotti è terzo assolutamente, non se ne parla. Andiamo a vedere chi è che è passato all'esterno del salto, ed era sì esattamente 690 Campanino, mentre Leo Ratti è in ultima posizione. Ancora Sternieri non ci sta, rimane lì attaccato, 45,7, ottimo tempo, ancora meglio, 45,57 Sternieri. Pazzaga in ottava posizione con il suo kart fluorescente arancio e verde. Intanto ci crede sempre più anche Giacomotti, che è andato a riprendersi Ivan Sternieri, sbaglia la cambiata, la vecchia Volpe mi va a sbagliare la cambiata e viene infilato da Sternieri e quasi da Giacomotti. Questa cambiata è costata carissima a Salvatore Vignarolo, che adesso è all'esterno con un Giacomotti all'interno che lo va a passare. Vediamo la staccatona, Giacomotti resiste, gli lascia soltanto il pantalone. In uscita dal tormentone della 4 non è riuscito a cambiare immediatamente. Salvatore Vignarolo che ha così spalancato la porta a Sternieri e subito dopo anche a Giacomotti, che seguiva comunque molto da vicino. Quarta posizione per il francese Monnier. No, per Gusmeroli, per Gusmeroli. Sternieri, Giacomotti, Gusmeroli. Poi Monnier, attaccato adesso anche da Pellicone all'esterno che va all'ingresso delle linee, stanza Pellicone in quinta. Pellicaos è in quinta posizione, superando Monnier. Ancora lotta dietro tra Pellicone, Monnier e con 6,90 Campanino. Intanto la bandiera scacchi pronta per colui che ha vinto e ottenuto la pole position, Ivan Sternieri, pole position nella Pasqua di ieri.